Se chiedete in giro qual è stata l'epoca d'oro dei film fantasy al cinema, in tanti vi risponderanno gli anni 2000. In realtà lì tutto è partito dalla meravigliosa trilogia del Signore degli Anelli di Peter Jackson, ma non è che sia andato tanto oltre. Sicuramente gli effetti speciali degli anni 2000 hanno consentito per la prima volta di creare mondi fantasy credibili, però il resto, oltre al Signore degli Anelli, sono state sì saghe fantasy di grandissimo successo come Harry Potter, ma si trattava di un fantasy per bambini e ragazzi. Se invece cercate trame semplici, eroi forti, atmosfere oscure, effetti speciali discutibili e tanta violenza, dovete riavvolgere il nastro e tornare negli anni 80. Qui non troverete il realismo della CGI contemporanea, ma sicuramente troverete quel giusto mix di rozzezza e dark fantasy che piace ai veri fan del genere. Il famoso gioco di ruolo Dungeons & Dragons aveva lanciato il suo basic set nel 1977, avvicinando tantissime persone al fantasy e anche alle sue fonti di ispirazione, ovvero proprio il Signore degli Anelli o Conan il Barbaro. Sempre nel 77 Star Wars aveva dato uno scossone al cinema con effetti rivoluzionari e con una trama che pur in un'ambientazione fantascientifica ricordava molto di più le caratteristiche del fantasy. È con questi presupposti che negli anni 80 fiorirà un intero filone di film sword and sorcery cupi e avventurosi. Alcuni sono stati quasi del tutto dimenticati, altri sono diventati dei cult, ma in questo video andremo a scoprirli uno ad uno e ripercorreremo insieme l'epoca d'oro dei film dark fantasy. Se siete pronti, non ci resta che andare. Parlando di film fantasy, anche gli anni 80 si aprono con Il Signore degli Anelli, qui però abbiamo la versione animata del Ritorno del Re prodotta dalla Rankin Bass. Qualcuno considera questo film come il seguito del più famoso film animato del Signore degli Anelli, ovvero quello di Ralph Bakshi, uscito nel 1978. E a prima vista sembrerebbe logico perché quel film si concludeva più o meno proprio con gli eventi delle Due Torri, ma in realtà questo film è pensato come seguito dello Hobbit, un altro film animato prodotto sempre dalla Rankin Bass e uscito nel 1977. Questo film racconta effettivamente quasi solo gli eventi dell'ultima parte del Signore degli Anelli e li introduce con uno stratagemma. Al 129esimo compleanno di Bilbo, che si tiene a Gran Burrone, Frodo racconta come ha perso il suo dito e così un menestrello di Gondor può cantare la ballata della distruzione dell'unico anello. Il fatto che presenti solo un pezzo della storia fa ottenere a questo film un risultato simile a quello già ottenuto dal film di Bakshi. La storia sembra inevitabilmente spezzata e è difficile da seguire anche se conoscete già la trama del Signore degli Anelli, figuratevi per chi all'epoca non ne sapeva niente. Il pregio del film è quello di avere tinte cupe e oscure e di inaugurare degnamente questa cifra stilistica dark fantasy degli anni 80 che sarà proprio l'argomento del nostro video. Certo, se vogliamo, allo stesso tempo è anche un difetto, perché se questo film animato era pensato pure per un pubblico di bambini, credo che difficilmente potesse essere adatto a loro. Come tutte le produzioni a tema, Il Signore degli Anelli è consigliato per chi è veramente appassionato alla saga e vuole recuperare anche questi esperimenti animati degli anni 70 e 80 che nel tempo sono diventati dei cult. Merita sicuramente una menzione la colonna sonora del cantautore Glenn Yarbrough, che riprende anche i testi di alcune ballate originali di Tolkien presente nei libri e è veramente in linea con lo spirito del Signore degli Anelli. Il secondo film da nominare per il 1980 è chiamato in italiano La Spada di Hawk. È un film a basso budget e il suo regista Terry Marcel è rimasto noto praticamente solo per questo film, comunque intercettava molto presto l'interesse crescente per il genere dello sword and sorcery. La trama ruota attorno a due fratelli, uno malvagio chiamato Voltan e uno buono che è il protagonista chiamato Hawk. Hawk userà per affrontare il fratello una spada con l'impugnatura a forma di mano nella quale viene incastonata una pietra magica. I pochi soldi spesi si fanno sentire, ma la colonna sonora con i sintetizzatori in un fantasy è la migliore introduzione a questo viaggio nel cinema degli anni 80. Il film è molto più family friendly di tanti altri dello stesso filone e ha tutta la classica compagnia con il guerriero, l'elfo arciere e la maga, quindi non poteva che diventare un grande classico.
Il 1981 è l'anno di due film fondamentali del fantasy anni 80, ovvero Il Drago del Lago di Fuoco e Excalibur. Il Drago del Lago di Fuoco, che in lingua originale si chiama Dragon Slayer, è in assoluto uno dei film fantasy più importanti degli anni 80 per diversi motivi. Innanzitutto non era tratto da una saga letteraria preesistente, dunque aveva trama e ambientazioni totalmente originali, dimostrando l'interesse per una narrazione fantasy pensata direttamente per il cinema. Poi era ambientato in una fantasiosa Britannia post-romana, cupa, oscura e immersa nella magia e nella superstizione. I creatori del film volevano esplicitamente che non ci fossero cavalieri in armatura luccicante né fanciulle delicate che salutavano dalle torri. Volevano invece creare uno strano mondo pieno di tradizioni e usanze bizzarre, dove i vestiti e le maniere delle persone fossero rozzi, le case, i villaggi primitivi e la campagna quasi primordiale. Il film include in più uno dei draghi più famosi della cinematografia, ovvero Vermithrax, che è il grande nemico del film. Tra il 1977 e il 1980 erano usciti i primi due film della saga di Star Wars, che avevano stabilito un nuovo canone di qualità per gli effetti speciali, e la realizzazione del drago verrà affidata proprio alla Industrial Light & Magic, il team che si era occupato degli effetti speciali di Star Wars. Il 25% del budget dell'intero film, ovvero 4 milioni e mezzo di dollari dell'epoca, è stato investito solo per gli effetti speciali. L'obiettivo dichiarato era quello di stupire il pubblico con qualcosa di mai visto prima. Questo drago è stato filmato grazie a vari modelli di diverse dimensioni, alcuni dei quali radiocomandati, alla tecnica Go Motion, un'evoluzione della stop motion che voleva ricreare anche l'effetto scia del movimento. Vermithrax di Dragon Slayer è praticamente il modello del classico drago fantasy e il drago preferito sia del famoso regista Guillermo del Toro sia dello scrittore George Martin, due che di dark fantasy e dei draghi se ne intendono. Nonostante sia stato candidato a due premi Oscar per gli effetti speciali e la colonna sonora, il film ha incassato all'epoca meno di quanto era costato, risultando in un grosso flop. Oggi è stato rivalutato per i tanti motivi che vi ho elencato e merita sicuramente un posto nella storia del cinema fantasy. Una curiosità interessante su questo film è che l'attore Ian McDiarmid aveva un ruolo e durante le riprese è stato notato e scelto da George Lucas per interpretare l'imperatore Palpatine nel Ritorno dello Jedi. Excalibur è uno dei più famosi film sulla leggenda di Re Artù e dei suoi cavalieri. Anche dietro a questo film c'è la traccia del Signore degli Anelli, visto che in origine al regista John Borman era stato proposto di realizzare un adattamento dell'opera di Tolkien, che alla fine, dopo vari passaggi di consegne, diventerà il film animato di Bakshi. Excalibur è un'interpretazione originale della leggenda arturiana, a volte cupa, a volte visionaria, oggi considerata tra le migliori riproposizioni in circolazione, seppure abbia anche dei detrattori. Le atmosfere sono spesso a metà tra sogno e realtà e le armature scintillanti dei cavalieri volutamente irrealistiche ci portano in un mondo a pieno titolo fantastico. In più Artù e i suoi che cavalcano sulle note di O Fortuna dai Carmina Burana bastano per valere la visione. Tra l'altro il film ha un cast di tutto rispetto che include per esempio una giovane Helen Mirren nel ruolo di Morgana. Ci sono almeno due documentari sul making of del film, quindi ha anche senza dubbio un posto nella storia del cinema fantasy. Menzione d'onore per il 1981 all'Arciere e la Maga, un film uscito solo per TV in America, e a Heavy Metal, un cult della fantascienza oscuro e disturbante che però include alcuni elementi tratti dal fantasy. Il 1982 è l'anno di Conan il Barbaro, il film che consacra definitivamente la popolarità di questo personaggio creato dallo scrittore Robert Howard esattamente mezzo secolo prima. Howard è considerato un po' il padre dello Sword and Sorcery e anche grazie a questo film il guerriero barbarico che punta tutto sui muscoli e sul combattimento sarà consacrato definitivamente tra il grande pubblico come personaggio classico. Accompagnato da donne di bella presenza, con il minimo del vestiario indispensabile, oppresso da antagonisti che alla fin fine puntano anche loro tutto sulla guerra e sulla forza, il Barbaro definirà una vera e propria categoria di film viste le tantissime imitazioni che sorgeranno negli anni seguenti.
Molti hanno detto che prima del Signore degli Anelli di Peter Jackson, Conan era il film fantasy per adulti con il quale tutti gli altri film venivano messi a confronto, un fantasy epico con un pizzico di filosofia di fondo e tanta azione e tanta brutalità. Il film ha lanciato anche la carriera di Arnold Schwarzenegger nel mondo del cinema e forse quello che più definisce l'intero fantasy anni 80, essendo stato anche uno dei rari successi commerciali di quest'epoca e non solo rivalutato a posteriori come molti dei film di quali stiamo parlando in questo video. Il film è stato criticato all'epoca per la violenza messa in scena, che infatti verrà un po' smorzata nel sequel intitolato Conan il Distruttore del 1984. La promettente serie avrà una battuta d'arresto con il film Red Sonja del 1985. Red Sonja è un personaggio femminile ideato sempre dallo scrittore Robert Howard e interpretata in questo film dall'attrice Brigitte Nielsen. Il regista del film avrebbe dovuto essere Ralph Bakshi, che è un po' il jolly del fantasy anni 80, anche se il suo nome ha finito per essere associato spesso a problemi di produzione e cambi in corso d'opera. In italiano il film è intitolato Iado e era una vera e propria presa in giro per il pubblico, infatti si voleva vendere meglio il film facendo credere che il protagonista fosse Schwarzenegger, che invece interpreta il ruolo spalla di Kalidor e non compare molto nel film. Conan il Barbaro, Conan il Distruttore e Red Sonja vengono considerati la trilogia dei film di Conan degli anni 80, ma Red Sonja è stato ampiamente criticato per vari motivi, soprattutto per la recitazione delle attrici. In verità è un film in linea con gli altri, con tanti combattimenti e azione, solo con personaggi prevalentemente femminili, una ricetta che si rivedrà poi anche in tanti altri franchise. Certo, proprio come tanti altri franchise, ancora oggi questo di Conan aveva perso d'impatto film dopo film, nonostante sia rimasto, come dicevamo, per circa un ventennio la pietra di paragone dei film Sword and Sorcery. Se il filone incentrato sul guerriero barbarico vi piace, si trovano tantissimi film degli anni 80 che ne fanno parte, nonostante siano produzioni a volte con budget più ridotto, non sempre hanno qualcosa da invidiare ai film con Schwarzenegger. Per esempio il poliedrico regista Roger Corman, che è stato addirittura il mentore di Martin Scorsese e di Ron Howard, ha prodotto e diretto una serie di film appartenenti a questo genere. Anche tanti registi italiani hanno cavalcato l'onda d'entusiasmo per Conan il Barbaro, per esempio Don Coscarelli con il suo Khan, Principe Guerriero, Gio D'Amato con una quadrilogia sull'eroe Hathor, Tonino Ricci con Thor il Conquistatore, Ruggero Deodato con The Barbarians, dove recitano i fratelli bodybuilder Peter e David Paul. Tutti questi hanno spesso degli evidenti difetti nella recitazione o negli effetti speciali, ma sicuramente sono quel genere di film di intrattenimento duro e puro dell'epoca che sta bene con una serata da appassionati di un fantasy sporco e scorretto senza troppi pensieri. E non sono male neanche per i fan di film brutti e B-movies vari, che sono sicuro si annidano anche in mezzo a voi, sì sì, proprio voi che state guardando. Il 1982 è anche l'anno d'uscita di Dark Crystal, diretto da Jim Henson, che è il creatore dei famosi pupazzi Muppets. Il film infatti è stato girato solo con pupazzi e animatronics, senza la presenza in scena di esseri umani. La trama ruota attorno a Jen, che appartiene alla razza fantastica dei Gelfling e che intraprende un viaggio per riportare l'equilibrio nel suo mondo magico e sconfiggere i malvagi Skeksis. Per dare un'idea di quanto gli anni 80 prediligessero il dark fantasy, anche questo film, che era in teoria diretto a un pubblico di bambini e ragazzi, è stato ritenuto molto più oscuro e spaventoso rispetto alle altre creazioni di Henson. Per il cinema d'animazione, il 1982 è anche l'anno di uscita dell'ultimo film propriamente di genere fantasy della Rankin Bass, che aveva realizzato Il Ritorno del Re. Si tratta del Volo dei Draghi, in cui l'antagonista viene sconfitto in uno dei modi più assurdi di sempre, vedere per credere. È anche l'anno di uno dei più grandi successi di un film fantasy indipendente intitolato in italiano La Spada a Tre Lame. La trama è abbastanza classica e vede un eroe chiamato Talon cercare vendetta contro l'assassino e usurpatore Cromwell, anche se è ricca di tantissimi elementi tipici del fantasy e sicuramente non annoia. Per gli appassionati di spargimenti di sangue, qui la violenza non manca e ci sono tanti elementi oscuri come un negromante riportato in vita. L'arma di Talon, che è letteralmente tre spade attaccate insieme con lame che possono partire come dardi, è indimenticabile proprio per quanto appare finta e più simile a una spada giocattolo.
e nella realtà il film ha dato vita a una vera e propria linea di giocattoli della spada a tre lame. È stato diretto dal famoso regista di B-movies Albert Pine e avrebbe incassato addirittura 10 volte il suo budget. Ralph Bakshi, che ormai abbiamo nominato diverse volte, è un po' l'anti-Walt Disney, ovvero il creatore di film d'animazione per adulti con violenza e riferimenti sessuali. Adorato da alcuni, criticato da altri, ha senza dubbio dato un contributo diverso al cinema tra gli anni 70 e 80. Proprio lui ha diretto 3 film fantasy che sono considerati la trilogia fantasy di Bakshi, alla quale appartiene Wizards del 77, il famosissimo Signore degli Anelli animato del 78 e il film di cui parleremo adesso uscito nell'83. Tutti utilizzano molto la tecnica del rotoscopio che si basa sull'animare i personaggi ricalcando le scene filmate con attori in carne e ossa. Frank Frazetta è un suo amico di vecchia data, ma è più famoso per aver illustrato le copertine dei romanzi di Conan il Barbaro di Robert Howard. Forse Frazetta ha contribuito alla popolarità di Conan ancora di più del film dell'82. Le copertine da lui realizzate per la casa editrice Lenser Books hanno fatto scalpore e sono diventate in pochi mesi famosissime, tanto che molte persone hanno comprato i libri letteralmente solo per la copertina. Tutti sono ormai concordi che l'interpretazione di Frazetta, di Conan, quel guerriero muscoloso e violento con una schiera di nemici terrificanti, abbia ridefinito visivamente il genere dello Sword and Sorcery e in generale abbia avuto un grande impatto sull'immaginario fantasy. E appunto nel 1983 nasce un film dalla collaborazione esplosiva tra Bakshi e Frazetta, ovvero Fire and Ice, Fuoco e Ghiaccio. La trama si svolge in un mondo fantastico minacciato da un malvagio sovrano del ghiaccio e dal suo esercito di creature demoniache. Il protagonista, chiamato Larn, si unisce a una principessa per sconfiggere il tiranno e salvare il regno del fuoco. Purtroppo, secondo molti, la cosa più epica del film è proprio la storia della collaborazione tra i due creatori così legati al mondo del fantasy perché il risultato non ha entusiasmato tantissimi. Considerato buono nella realizzazione tecnica, non spicca però per una trama particolarmente interessante, alcuni lo hanno visto direttamente come l'ennesima opera derivata dalle atmosfere di Conan il Barbaro. Nello stesso anno è uscito un film che invece, pur partendo da presupposti simili, non vuole ricalcare troppo Conan. Si tratta di Conquest, che è stato diretto dal regista italiano Lucio Fulci, conosciuto soprattutto per film splatter. Qui il protagonista è armato di un arco magico e non mancano scene violente esplicitamente dirette a un pubblico adulto. La trama però ha delle svolte originali e una strana ambientazione da sogno. Sempre nell'83 è uscito uno dei più famosi film dell'epoca che unisce fantasy e fantascienza, ovvero Krull. Krull è una storia abbastanza sperimentale per gli elementi che sfrutta. Trovate ambientazioni medievali insieme a pistole laser e l'arma del protagonista è una specie di shuriken a 5 punte. Tutti e due questi film sono dei cult oggi, ma all'epoca sono stati giudicati come un mix di opere già viste, ovvero i già citatissimi Conan e Star Wars. L'influenza del dark fantasy era arrivata negli anni 80 anche in Unione Sovietica, tanto che proprio nell'83 è uscito il film conosciuto in Occidente come La Storia dei Viaggi. Il film è notevolmente più oscuro e più orientato agli adulti rispetto alla maggior parte dei film fantasy sovietici che di solito vengono realizzati per i bambini e include per esempio la peste nera personificata come strega. Il 1984 per il genere fantasy è prevalentemente l'anno di uscita della Storia Infinita. Penso che tutti conoscete o avete visto questo film, sicuramente conserva in parte pure lui le tinte oscure degli anni 80, pur essendo un film per ragazzi. C'è chi lo ama come pietra miliare della sua infanzia, chi lo ritiene noioso e datato negli effetti speciali, e questo sia tra il pubblico sia tra la critica specializzata, quindi meglio lasciare a ognuno la propria opinione. L'anno più importante per il nostro discorso invece è il 1985, quando escono un sacco di film che incorporano appieno le atmosfere dark fantasy, pur risultando a volte dei completi fallimenti commerciali. L'emblema di quanto il dark fantasy abbia travolto il cinema anni 80 è un film d'animazione, ovvero Taron e la pentola magica.
Ho già dedicato un grosso spazio in un altro video a questo film, lo trovate nelle schede se vi interessa recuperarlo, comunque la sua vicenda è questa. La Walt Disney era stata leader fino a quel momento nei film d'animazione adatti ai bambini e basava la propria forza anche sul fatto che le famiglie fossero rassicurate dai suoi prodotti. Tra l'altro aveva già ottenuto successo con una storia fantasy in live action, ovvero il Drago del Lago di Fuoco che abbiamo visto prima e che aveva tra i suoi produttori anche la Disney. Ma poi ha pensato bene di fare il passo più lungo della gamba e di cavalcare il crescente interesse per atmosfere più mature e oscure anche nell'animazione. Taron e la pentola magica è un adattamento molto libero della serie di libri Le cronache di Prydain dello scrittore statunitense Lloyd Alexander. Nonostante poco dell'opera di partenza si trovi nel film, di sicuro i libri di Alexander, che sono un high fantasy anche abbastanza complesso, non si prestavano già molto bene al pubblico di famiglie e bambini della Disney. Se aggiungiamo a questa ricetta altri elementi, forse avrete già idea del piatto finito. Taron era un progetto molto ambizioso e costoso, infatti era il primo film d'animazione Disney ad utilizzare tecniche di computer grafica. Secondo alcune fonti interne alla Disney, all'epoca non era solo il film più costoso della stessa casa di produzione, ma il più costoso in assoluto della storia del cinema, anche a causa di ripetute modifiche in corso d'opera. Non conteneva canzoni, che erano un po' un marchio di fabbrica dei grandi successi Disney. E infine, appunto, dava spazio anche a sangue, riferimenti sessuali e a un'atmosfera molto tenebrosa. La storia è incentrata su Taron, un giovane guardiano di porci, e sul suo viaggio per proteggere una pentola magica dalle mani del malvagio Re Cornelius. Con l'aiuto di un'improvvisata compagnia, Taron vivrà diverse avventure presentate in un ritmo decisamente altalenante. Ovviamente, come forse già sapete, è stato il peggiore flop della storia della Disney, tanto che l'ha mandata quasi in bancarotta. Il pubblico non ha apprezzato né ha capito il film, che tra l'altro a causa dei costi e dei rimaneggiamenti non ha proprio una trama eccezionale. Disney farà molti passi indietro da questo mercato del dark fantasy che non le apparteneva, anche se nello stesso anno uscirà Ritorno a Oz, seguito non ufficiale del Mago di Oz, prodotto sempre dalla Disney e sempre criticato per i suoi toni abbastanza oscuri. Come curiosità possiamo ricordare che a Taron ha lavorato un giovane Tim Burton, che poi diventerà famoso proprio per le sue atmosfere oscure. Sempre nel 1985 è uscito un film antologico chiamato Dungeon Master, che fin dal titolo fa appello alla popolarità del gioco di ruolo Dungeons & Dragons, anche se i due film più importanti usciti in questo anno sono Lady Hawk e Legend. Lady Hawk è incentrato sull'amore impossibile tra una donna e un uomo costretti rispettivamente da una maledizione a essere un falco di giorno e un lupo la notte, così che i due non possono quasi mai incontrarsi in forma umana. Il motivo fiabesco di fondo non è del tutto originale, anche se il film ha un buon cast e delle belle location che tra l'altro sono quasi tutte in Italia. Nonostante, come la maggior parte dei film di cui stiamo parlando, abbia incassato meno di quanto era costato e non abbia ricevuto solo critiche positive, un film citato da tantissimi successivamente come fonte di ispirazione in ambito fantasy. Usa effetti speciali solo quando necessario e grazie a standard produttivi più alti di molti altri film dell'epoca è sia molto godibile nella storia sia volendo credibile nell'ambientazione medievale che propone. Anche i toni e i temi del film sono molto meglio bilanciati che in altre produzioni. Legend invece è un film che vede coinvolti nomi ancora più importanti. È diretto da Ridley Scott, che prima aveva già diretto due capisaldi della fantascienza come Alien e Blade Runner, e è uno dei primi film di Tom Cruise che l'anno dopo verrà reso ben più famoso da Top Gun. Il make-up dell'antagonista Tenebra è memorabile, come anche le ambientazioni, e non a caso al film hanno collaborato le migliori maestranze di Hollywood. Nel complesso il film è molto originale e è invecchiato molto meglio anche negli aspetti visivi di tanti altri film dell'epoca. È facile rivalutarlo oggi, ma al tempo la sorte del film è stata ben diversa, anche perché la versione per il cinema è stata tagliata, infatti esiste una director's cut uscita nel 2002 e il film è stato addirittura sponsorizzato come film per bambini. Non chiedetemi come sia stato possibile, fatto sta che anche a Hollywood tanto più ci si trova in alto, tanto peggiore sarà la caduta. Infatti, quando neanche Legend riuscirà a incassare più di quanto era costato, in tanti nell'industria cinematografica hanno pensato che forse non conveniva investire in quei film dark fantasy.
Nel 2015 il film è stato descritto sul Daily Telegraph come l'evento di estinzione che ha scoraggiato Hollywood dal realizzare film fantasy. Infatti da Legend in poi i film fantasy cominceranno a ridursi anche negli anni 80. Probabilmente in effetti tanti di questi film avevano dei punti di debolezza, soprattutto nella trama. Allo stesso tempo il fatto che oggi siano considerati dei cult e vengano quasi rimpianti dagli spettatori ci suggerisce anche che probabilmente all'epoca il grande pubblico non era pronto per apprezzare appieno il genere nei suoi pregi e difetti. Tra il 1986 e il 1989, proprio per i motivi che dicevamo, il numero dei film dark fantasy notevoli si riduce a una manciata. Nel 1986 esce il famosissimo Highlander, che contiene sì alcuni elementi fantasy ma anche ambientazioni contemporanee, quindi sfrutta una varietà di generi più ampia. Sicuramente imperdibile per il suo stile innovativo e anche per l'idea alla base, ovvero che tra tanti guerrieri immortali alla fine ne resterà solo uno. Nell'87 esce La storia fantastica, che è ormai un classico ma abbandona molto i toni dark fantasy per adattarsi a un pubblico di ragazzi. Sostanzialmente una singola persona crederà ancora negli elementi che hanno caratterizzato i film degli anni precedenti, ovvero George Lucas. Lui era stato un po' alle origini del filone grazie anche alla rivoluzione negli effetti speciali di Star Wars e l'aveva accompagnato per tutti gli anni 80, essendo spesso coinvolto come produttore nei progetti di cui abbiamo parlato finora. Nel 1987 collabora con Jim Henson, il creatore di Dark Crystal, alla realizzazione di Labyrinth. Questo film è famoso per la partecipazione di David Bowie come antagonista e un po' una variante della ragazzina perduta in un mondo fantastico tipo Alice o il Mago di Oz. Lucas stesso sarà anche il produttore di Willow, che è incentrato sulle avventure di un nano chiamato appunto Willow. È un fantasy con molti elementi tradizionali, una trama non eccessivamente innovativa, anche se con i suoi toni più ironici risulta in un buon intrattenimento senza eccessive pretese che è rimasto nel cuore di tanti appassionati. In un certo senso Willow chiude un po' la stagione dei fantasy anni 80. Pure Labyrinth e Willow, pur essendo nettamente diversi per dire dalle tante imitazioni di Conan il Barbaro, non si discostano tantissimo dal trend a metà tra insuccesso e critica negativa di pubblico e stampa che ha caratterizzato questi film. Solo oggi, dopo più di un trentennio, sono dei riferimenti imprescindibili per gli appassionati. Nel frattempo i film dark fantasy degli anni 80 avranno una forte influenza oltreoceano, per esempio sui manga giapponesi e sicuramente anche su coloro che poi saranno i registi dei fantasy anni 90 e 2000, ma questa sarebbe un'altra storia. Fatemi sapere nei commenti quali avete visto tra questi film e che ne pensate, quali sono quelli che vi sono piaciuti e quelli che invece vi hanno lasciato meno soddisfatti. E se avete apprezzato questo viaggio nel cupo mondo dei film anni 80, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi tanti altri video. E magari consigliatelo a qualche amico che voleva immergersi proprio in un'epoca del cinema molto diversa da quella attuale. Grazie per la visione e vi aspetto ai prossimi video.